Voglio vincere il 25 maggio 2014 e voglio vincere perché per una volta voglio vedere arrivare gli ultimi per primi. Voglio vincere perché per una volta voglio vedere l'ignoranza avere sete di conoscenza e la sostanza vincere sulla forma. Voglio vincere perché per una volta voglio vedere l'umiltà abbattere l'arroganza. Voglio vincere perché... perché io, come tanti di voi, abbiamo sofferto e abbiamo lottato. Voglio vincere perché tantissime volte ognuno di noi ha pensato di essere lui il problema, di essere lui sbagliato, di pensare lui cose sbagliate mentre gli altri andavano sicuri per la loro strada dell'arroganza, dell'inganno, della forma, dell'apparenza. Voglio vincere perché noi abbiamo ascoltato la nostra spinta vitale, quello che c'era dentro di noi, e sapevamo che molte delle cose che sembravano più visibili attorno a noi erano sbagliate. Solo più visibili non significa che quelle cose fossero poi più presenti, ma solo più visibili. Abbiamo lottato, e quante volte ci siamo sentiti soli, ma non abbiamo mai smesso di sperare e non abbiamo mai smesso di combattere per non tradire noi stessi prima di tutto. E poi è arrivato quel giorno in cui è successo qualcosa di meraviglioso, in cui attraverso un'idea semplice, banale, avuta da una persona magari non così semplice, però una persona molto intuitiva, ecco, ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati, abbiamo capito che non eravamo soli, abbiamo capito che molti di noi volevano essere liberi e volevano essere se stessi, e che in fondo avevano forse le idee molto più chiare di quelli che ci circondavano, che seguivano quella strada tracciata da ciò che era visibile, no? E ci siamo incontrati, abbiamo capito che la politica in fondo è una scelta di vita. Fare politica significa anche scegliere cosa vuoi essere, scegliere cosa vuoi mangiare, scegliere che lavoro vuoi fare, scegliere come vuoi lavorare, che materiali vuoi utilizzare, che tipo di tecnologia vuoi supportare. E allora la politica non è più un vezzo oppure qualcosa da lasciare a qualcuno. Abbiamo sempre pensato: no, ma la politica non fa per me, no, ma la politica lasciamo a quella gente lì che ha sempre fatto politica. No, no, la politica è tutto quello che noi facciamo da quando siamo nati. E allora oggi noi dobbiamo vincere, e io voglio vincere perché per una volta voglio che ciascuno di noi vada un passo avanti rispetto a quelli che sono stati sempre lì a fare quello che hanno voluto. Vada un passo avanti e dica: scusa, fatti da parte, perché io oggi so cosa voglio e lo so meglio di te. Perché il tuo modo di pensare mi ha portato alla distruzione, alla catastrofe di questo pianeta. Scusami, ti ho dato tutte le chance, non sei stato capace, fatti da parte. Adesso vinco io, vinciamo noi, e vince il Movimento 5 Stelle il 25 maggio 2014.